Il leader dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, ha fatto tappa in Abruzzo con due appuntamenti, Teramo e Pescara, per la raccolta firme e presentare la legge sul suicidio assistito che prevede una regolamentazione dei tempi per la richiesta del paziente. In Abruzzo è cominciata la raccolta di 5.000 firme entro 90 giorni per portare in Consiglio regionale la legge di iniziativa popolare, oggetto della campagna Liberi Subito. Tutti i sondaggi confermano che la stragrande maggioranza delle persone è d'accordo sul fatto che ci siano buone regole che consentano di scegliere alla fine della vita, che non significa imporre una scelta a tutti. Io sono convinto che ormai ci sia una consapevolezza enorme, proprio per il vissuto della gente attorno in famiglia, al capezzale di una persona malata, che non si deve imporre come una tortura, una sofferenza contro la volontà del malato, del paziente. Ecco, questa raccolta firme chiede che ciò che in Italia è già legale, perché in alcuni casi è già legale l'aiuto medico alla morte volontaria, avvenga in tempi e modalità certe. E questa è una competenza regionale, perché la sanità è regionale. Allora noi chiediamo che Regione Abruzzo intervenga, sarebbe anche la prima in Italia, quindi sarebbe un ottimo segnale, la campagna è partita in Veneto e qui, intervenga per dare tempi certi alle risposte a malati che ovviamente non hanno tempo per aspettare, perché sono o malati terminali o comunque malati in condizioni veramente estreme di sofferenza. La raccolta firme è iniziata da poco, ha dichiarato Riccardo Varveri, coordinatore della campagna in Abruzzo. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per portare in Consiglio regionale una legge di civiltà come quella del suicidio assistito. Ci auguriamo, ed è la ragione di questo tavolo per strada, che ci arrivino almeno 5.000 persone a chiedere al governo regionale una legge, in realtà alla maggioranza in Consiglio regionale o comunque alla maggioranza tra le consigliere e i consiglieri regionali di approvare una legge. Sì, io spero che abbiano la forza e il coraggio di farlo, sarebbe importante per tutti.